Domenica e lunedì il Castello di Agazzano ospiterà la prima edizione di Orange Wine, una 2 giorni tutta dedicata ai vini bianchi macerati, quei vini cioè che vengono prodotti recuperando le vecchie tradizioni di quando le bucce delle uve bianche, anziché come avviene oggi essere subito separate dal resto, venivano lasciate macerare con il mosto. Questo dava al vino una particolare colorazione ambrata, quasi arancione, di qui il nome dell'evento che coinvolgerà 50 vignaioli biologici e biodinamici. La cornice sarà il castello di Agazzano, della famiglia Gonzaga del Vodice, i cui suggestivi spazi ospiteranno la prima edizione di questo evento che coinvolgerà con microiniziative anche il resto del paese. Tra questi, domenica alle 12, il giornalista e scrittore Simon Wolf presenterà Amber Revolution, libro dedicato ovviamente ai vini bianchi macerati. Orange Wine è un piccolo approfondimento su questa particolare tipologia di vini che sono i vini bianchi macerati, che da una decina d'anni stanno i vignaioli naturali italiani e non solo stanno riproponendo e che ci sembra interessante far conoscere anche a, diciamo, sia agli operatori sia agli appassionati di vino. È un evento per tutti o solo per appassionati? No, assolutamente aperto a tutti, ci fa molto piacere se le persone che poi bevono il vino, lo portano sulle proprie tavole, vengono ad assaggiare, a curiosare direttamente dalle mani e dalla voce dei produttori. È una grande occasione per vedere questo posto meraviglioso che è la Rocca di Agazzano e per visitare il paese, vedere le colline piacentine che sono davvero molto belle e non abbastanza valorizzate.